Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di agisoft-coaching.com e in questo video vi vorrei mostrare l'utilizzo di un filtro che può essere molto utile durante la ricostruzione della Dance Cloud. Si chiama appunto Filter by Confidence. Come vedete in questo caso ho ricostruito un'automobile. Però, dopo la ricostruzione, come vedete, si è creata una nube molto molto rumorosa. Quindi, solitamente il passaggio successivo che utilizziamo era quella della Gradual Selection, dove noi andavamo a ripulire questa nube per poi creare, diciamo, direttamente il modello, in qualche modo saltando il passaggio della creazione della nube densa, ma questa volta invece vogliamo utilizzare questo filtro che possiamo trovare dal menu Workflow quando andiamo a fare clic su Build Dance Cloud. Quindi mettiamo come valore chiaramente un valore alto di ricostruzione. Accuratezza delicata non ci interessa, quindi possiamo mettere aggressiva e quindi concludiamo questa selezione accertandoci che siano attivi i pulsanti Calculate Points Colors e Calculate Points Confidence, che è quello che ci interessa, di cui parlavamo. Quindi facciamo clic sul tasto OK per far ricostruire la nube densa. In questo caso particolare andremo a ricollocare queste fotografie. Quindi facendo clic sulla prima foto possiamo premere la combinazione di tasti CTRL più A. Quindi selezioniamo tutte le fotografie e facciamo clic con il tasto destro e utilizziamo l'opzione Change Path. Applica quindi il cambio della directory a tutte le fotografie che in qualche modo non erano state riconosciute. Quindi per verificare che siano state importate facciamo doppio clic sulla prima e quindi come vedete potremmo visualizzarla. Dicevamo, andiamo su Workflow e selezioniamo Build Dance Cloud. Lasciando impostati, diciamo, i parametri di default, come potete vedere, facciamo clic sul tasto OK, accertandoci che sia attivato il flag per Calculate Points Confidence, che è, diciamo, lo strumento che vorremmo utilizzare per ripulire questa nube di cui vi parlavo prima. Dopo che faccio clic, appunto, si avvierà un processo che creerà la nube densa. Quindi creare dei punti di confidenza, diciamo, ci può servire appunto per filtrare la nube densa rispetto a dei valori il più preciso possibile, quindi in qualche modo scremando tutto il rumore e tutte le i punti che sono stati collocati in maniera inesatta. Quindi impostando dei valori con in qualche modo una bassa confidenza vedremo come possiamo appunto eliminarli per ottenere, diciamo, il miglior risultato possibile. Questo strumento è davvero molto utile perché appunto ci fa risparmiare un sacco di tempo rispetto alle precedenti versioni dove diciamo che tutto questo lavoro andava fatto a mano, appunto selezionando punti per punti, quindi era anche un lavoro molto faticoso e lungo. Possiamo proseguire.
procedere quindi dal menu Tools, selezionando Dance Cloud e quindi Filter by Confidence. In questo modo potremo selezionare come valore minimo, potremmo appunto lasciare il valore 0, come valore massimo un valore molto vicino allo 0, in maniera tale che abbia appunto una precisione molto bassa. Quindi in questo modo abbiamo, come potete vedere, evidenziato tutti i punti che non hanno un'alta precisione nella ricostruzione del modello. Quindi li possiamo selezionare e facendo clic sul tasto Delete Selection posso eliminarli tutti, quindi tornando dal menu Tools vado su Dance Cloud e quindi Reset Filter. E potrò appunto visualizzare il modello che abbiamo ottenuto da dall'utilizzo di questo filtro. E in questo modo possiamo quindi ruotare il modello per apprezzarne la qualità, anche se in questo caso è un po' povero di dettagli, nel senso che abbiamo appunto grosso modo delineato la carrozzeria, quindi più che altro questo potrebbe essere utile per la ricostruzione degli interni. E come vedete negli sportelli non c'è una continuità ma solamente un contorno, quindi in questi casi è meglio abbassare il filtro in maniera tale da poter avere un maggior numero di punti sulle superfici. Questo infatti è il risultato. E volendo ripetere il filtro, appunto, posso utilizzare come minimo un valore pari a 0 e come massimo un valore pari a 2. Quindi ripetendo l'operazione e tornando dal menu Tools, faccio clic su Reset Filter per notare che comunque sia, gli sportelli in questo caso sono molto meglio mappati, come anche gli interni e diciamo anche il resto della carrozzeria. In questo caso questo modello è stato un po' ricostruito in una situazione diciamo estrema, perché utilizzando comunque un cellulare e non un'apparecchiatura professionale, quindi un tablet con un GPS. Però sicuramente offre tutta quella parte di dettaglio e di contorno, diciamo anche abbastanza buona al fine di una ricostruzione, magari con un software 3D che vada a completare, diciamo, questi contorni con delle superfici. Benissimo, quindi ragazzi, siamo alla fine anche di questa lezione. Ricordatevi di mettere mi piace alla mia pagina Facebook Agisoft Coaching e quindi di mettere mi piace anche il video su YouTube e di iscrivervi al canale YouTube. E dai, ci vediamo alla prossima.